Torna Calici tra le stelle alla sesta edizione, il 13 luglio la giornata clou e il 12 l'anteprima. Sì, esatto, per la seconda volta avremo un'anteprima di Calici tra le stelle, venerdì 12 presso il Salone Alladium alle ore 18.30 ci sarà questo incontro che vedrà il confronto tra i produttori, le nuove generazioni di produttori del Carema e i vecchi, tra virgolette, produttori, coloro che hanno fatto la storia di questo vitigno particolare, un vitigno eroico, che riprende un po' la stessa cosa fatta lo scorso anno. Lo scorso anno abbiamo parlato però di Erbaluce, quest'anno parliamo di Carema, parliamo sempre di territorio, quindi un momento molto importante che vedrà poi, prima di un brindisi finale, anche la proiezione di un film dedicata appunto alla produzione di questo vino. Per quanto riguarda invece la serata clou, la serata di sabato 13 luglio, il nostro obiettivo è crescere anno dopo anno. Quest'anno abbiamo cercato di migliorare ulteriormente i contenuti. Come abbiamo migliorato i contenuti? Abbiamo cercato di creare, di mettere a disposizione dei convenuti un maggior numero di produttori di vino, trasformatori agroalimentari, sempre caratterizzati da un'altissima qualità del prodotto. Dal punto di vista dello spettacolo abbiamo quest'anno una novità, uno spettacolo di nuovo Cirque che vede la presenza della Corona Events Artist Company, che è un'eccellenza a livello nazionale, famosa a livello anche al di fuori dei nostri confini nazionali, pertanto un momento importante anche dal punto di vista culturale e teatrale all'interno del nostro comune. E poi per la prima volta avremo un testimonial. Testimonial sarà uno chef, un conduttore televisivo, noto sicuramente a tutti coloro che amano questo genere di programmazione, che è Simone Rugiati, che ha condotto diverse trasmissioni, come molti sapranno. Quest'anno sarà Dagliè, con noi girerà tutti gli stand e farà sicuramente dello spettacolo, cucinerà, insomma, una bella proposta, una novità, e secondo me il testimonial era un po' l'aspetto che mancava per Calci tra le stelle, e da quest'anno abbiamo anche lui con questo chef famoso. Per quanto riguarda l'ingresso, come tutti gli anni non abbiamo modificato i costi, il costo è di 7 euro, con i 7 euro c'è il calice, il sacchetto portacalice brandizzato e la possibilità di godere degli spettacoli presenti in piazza nel corso della serata. Per quanto riguarda invece le degustazioni sarà possibile l'acquisto all'interno della piazza, dove ci saranno delle casse interne, poi ovviamente come sempre tutti i produttori dislocati nei vari angoli della piazza. Colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro che ci hanno dato una mano nell'organizzazione di questo evento importantissimo, l'evento che è diventato ormai senza dubbio il più importante organizzato ad Aglie. Un evento che ha l'ambizione di diventare un riferimento, anzi in parte lo è già, dell'enogastronomia canavesana e non solo, e che, aggiungo ancora una cosa, che quest'anno avrà anche una presenza dall'estero. Abbiamo deciso, oltre alla valorizzazione dei vini locali, da quest'anno di avere anche un vino ospite. Abbiamo avuto un gemellaggio attraverso il Gal Valli del Canavese e un Gal Tinutulcuzani della Romania, e ci sarà un importantissimo vino rumeno presente nel corso della serata in piazza. Quindi questo è un ulteriore valore aggiunto che produrrà anche un confronto tra vini diversi, territori importanti dalla vocazione vinicola, e che sicuramente potrà durare anche nel corso degli anni, anzi speriamo che sia così. Calici tra le stelle, oltre all'immancabile cappello delle tre terre canavesane, quest'anno è patrocinato anche l'Agenzia per lo sviluppo del Canavese. Sì, esatto, hai detto bene, le tre terre canavesane, e non dimentichiamo anche il consorzio dei produttori dell'Erbaluce tra gli sponsor istituzionali. Abbiamo l'Agenzia per lo sviluppo del Canavese, una nuova realtà che, pur non essendo un ente vero e proprio, però ha la volontà di racchiudere in sé e andare, insomma, a valorizzare l'intero territorio canavesano in diversi canali, tra cui anche quello del turismo, della cultura e dello sport, e in questo caso il presidente Fabrizio Gea ha deciso, in seno al consiglio dell'agenzia, di patrocinare il nostro evento, quindi sicuramente un valore aggiunto rispetto a quella che è un soggetto emergente nella, insomma, rappresentanza canavesana. Quindi
vi aspettiamo assolutamente sia il 12 per la serata preliminare di Calici e ovviamente per il 13 di luglio in Piazza Castello per quella che, come mi piace dire, sarà sicuramente una serata indimenticabile